Annunciato, essendo materia giuridica, a volte si fa prima a commentare le norme, no? Quindi partiamo ad esempio da una delle principali norme, la fonte giuridica, la fonte del diritto principale di questa materia per noi italiani è la legge 633 del 1941, che è la nostra legge sul diritto d'autore. Tutte le norme sul diritto d'autore sono inserite in questa legge. Non vi crei particolare scandalo il fatto che sia del 1941, perché come tante leggi sono poi, è stata poi aggiornata più volte fino a sostanzialmente 2 mesi fa, un mese e mezzo fa, quindi non è uguale a se stessa dal 41, per fortuna. Effettivamente però è saltata la loro. No, ok, però si sente ancora, perfetto. Effettivamente però l'impianto generale è ancora un po' da 1941 e infatti si discute da un po' di tempo se sia il caso di riscriverla completamente. Ok. Ad oggi c'è una direttiva europea che sta un po' ponendo le basi per un nuovo copyright a livello proprio europeo. Stanno perdendo un bel po' di tempo perché ovviamente la materia del diritto d'autore tocca degli interessi economici non da poco. Se pensate, voi pensate al diritto d'autore, lo so, da docenti pensate ai contenuti creativi, alle slide, ai testi, però quando parliamo di copyright parliamo anche di software. Quindi se pensate a gente come Apple, Microsoft, pensate a quanti capitali si spostano sul mondo del copyright, perché questi ci stanno vendendo da 20 anni licenze di diritto d'autore. Che voi ne abbiate coscienza o meno, ma quando avete comprato un computer avete anche sottoscritto una licenza di utilizzo del sistema operativo e dei vari software che sono installati. Quindi sul copyright ci sono interessi molto molto pesanti e molto delicati. Quindi questo è il nostro articolo 1 e risponde chiaramente a questo, l'articolo 1 e l'articolo 2, che adesso andiamo a leggere insieme e a commentare, alla domanda che cosa tutela il diritto d'autore. Così iniziamo a delimitare il seminato in cui ci stiamo muovendo e cominciamo a sgombrare il campo da una serie di equivoci, di confusioni, ad esempio la confusione tipica che viene fatta da chi non è del settore tra diritto d'autore, è ripartito il riscaldamento, tra diritto d'autore e brevetto. Ad esempio, il diritto d'autore si occupa di opere dell'ingegno di carattere creativo, come ho segnato qua in rosso, mentre il mondo dei brevetti si occupa di invenzioni industriali. Non so se sia il caso di spegnere, non so se adesso avete freddo, avete caldo. Io adesso sono in fase docenza, quindi mi scaldo, però capisco che voi che siete lì seduti passivi magari avete un po' freddo. Allora, leggiamolo insieme e vedete che appunto ci dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Questa è la definizione che ci porteremo dietro per tutta la prima e la seconda parte del nostro seminario, no? Quindi oggetto del diritto d'autore, della materia del diritto d'autore, della tutela, sono queste opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo, la forma d'espressione. Quindi, come vedete, questa norma dà una sostanzialmente elenca i principali campi della creatività umana, no? E dice che lascia anche il campo aperto perché aggiunge qualunque ne sia il modo, la forma d'espressione. Quindi il legislatore del 41, perché questo pezzo di norma che vi ho letto e non è stato toccato, è rimasto tale quale dal 41, aveva già pensato che con l'evoluzione tecnologica sarebbero poi aumentate e cambiate le forme di espressione. Quindi questi sono i principali campi: letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia. Però poi, a seconda di come vengono espressi, ad esempio pensate alla creatività digitale, un sito web incrocia letteratura, incrocia arte figurativa, se ci sono dei video incrocia anche la cinematografia, eppure viene fruito, viene espresso anche attraverso un unico mezzo di comunicazione che è internet e attraverso un unico strumento che è il computer, no? Aggiunge poi il legislatore, e questa è ovviamente invece una aggiunta degli anni successivi al 1941, che sono altresì protetti da questa legge i programmi per elaboratore con opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Quindi i campi classici della creatività umana, a cui si aggiungono due nuove forme di creatività, che sono effettivamente più, cioè sono nuove e diverse
rispetto alle altre che abbiamo visto prima, cioè il software, i programmi per l'elaboratore e le banche dati, i database. Faccio notare un piccolo rilievo che è interessante per chi non fosse del settore. Avete fatto caso che il legislatore equipara il software alle opere letterarie? Non vi stupisce come cosa? Domanda retorica. In teoria, per chi non è del settore informatico, dovrebbe rimanere stupito, no? del fatto che il software venga equiparato a un'opera letteraria. In che senso, secondo voi? Dite, se vuoi. Perché? Niente, non vi sento. Perché si può realizzare e non è sufficiente. Cioè, perché proprio opera letteraria, non ha detto attraverso, non so, l'opera dell'architettura, ad esempio? Perché il software è anche, come dire, architettura di funzioni. Nessuno ha un cugino informatico, un nipote informatico. Esatto. Il software è scritto. Voi guardate lo schermo di un vostro nipote informatico, cugino informatico, marito, moglie informatica, è pieno di testo. Anzi, a volte è pieno di testo lo schermo, più pieno di testo lo schermo di un informatico che quello di un avvocato. E sembra un paradosso questo, però è così. Io ho i colleghi, lavoro con gli informatici, scrivania di fianco scrivania, e loro hanno due schermi con sfondo scuro e testo fitto. Perché? Perché il software si sviluppa in formato di linguaggio, sotto forma di linguaggio di programmazione. Ed è quello che il cosiddetto codice sorgente, è quello che rileva dal punto di vista poi del diritto d'autore. Ok, quindi l'equiparazione tra software e opera letteraria ha una radice appunto tecnica. Vabbè, basta, volevo aggiungervi questa particolarità, perché so che è una curiosità che solitamente genera la domanda, qualcuno alza la mano, l'ho anticipata. Allora, visto questo articolo 1, passiamo all'articolo 2, che invece fa sostanzialmente, prende questo elenco, perché già questo è un elenco, e lo divide in 10 categorie nette e ben chiare di opere dell'ingegno. Queste sono le 10, dalla 1 alla 10, vedete, sono due slide, le categorie classiche del diritto d'autore italiano. Quindi, 1, opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Le opere e composizioni musicali con o senza parole, le opere coreografiche o pantomimiche, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografia. Poi 5, i disegni e le opere dell'architettura. 6, le opere dell'arte cinematografica muta o sonora. 7, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Questa era la norma fino al 1900, cioè originaria del 1941, che è rimasta tale fino agli anni 90. Negli anni 90 sono arrivate delle direttive europee che hanno spinto tutti i paesi dell'Unione Europea a aggiornare le loro normative in materia di diritto d'autore per comprendere altre forme di creatività che in quegli anni erano nate e che necessitavano una forma di tutela sotto l'ambito del diritto d'autore. E infatti vedete che abbiamo al punto 8 i programmi per l'elaboratore, al punto 9 le banche di dati, e poi un punto 10, che è quello più recente, che è addirittura degli anni 2000, 2004, 2005, le opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Ok, queste sono le nostre 10 categorie diciamo classiche del diritto d'autore italiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, se un'opera creativa non è compresa tra una di queste 10 categorie, deve suonare un campanello d'allarme. Probabilmente o è compresa, diciamo, indirettamente, perché è una sottospecie di una di queste, oppure è un incrocio di una di queste, oppure semplicemente non è tutelata dal diritto d'autore, è tutelata da un'altra cosa, ad esempio dal brevetto, se è un'invenzione industriale, se è un procedimento industriale. Ok, quindi questo è una bella mappa orientativa, queste due norme, per capire se siamo o non siamo nel seminato, nel campo d'azione del diritto d'autore. Ok, il diritto d'autore si occupa di queste 10 cose qua, e di queste 10 cose credo che quelle di cui voi normalmente vi occupate siano, ad esempio, e qua aiutatemi pure, nel senso,
le prime, le opere letterarie, perché nel concetto di opera letteraria ci sono anche le slide di una lezione o le dispense che fornite a uno studente o l'antologia commentata di un poeta che avete realizzato per un lavoro di gruppo. Non so se qua c'è anche, si fa anche attività, diciamo, musicale, musicologia, non so che se avete anche questa sezione nel liceo, le opere a composizioni musicali. Non credo che facciate coreografia e opere pantomimiche, non penso che sia un liceo artistico, quindi non vi occupate di scultura e pittura, però vedete come nell'attività didattica, a seconda del tipo di scuola, più o meno vengono ricomprese buona parte di queste opere, no? Se fossimo a un perito industriale, c'è tutta la parte di informatica dove si impara a scrivere codice, si impara a sviluppare software, ok? E quindi capite come il diritto d'autore effettivamente tocchi da vicino l'attività dei docenti che si occupano di questo tipo di creazioni. Adesso vi chiedo un autore che, anzi, prima ancora vi chiedo, immagino che tutti voi abbiate nella vostra vita creato almeno una di queste 10 categorie, no? Già il fatto che vi siate laureati vuol dire che avete consegnato una tesi di laurea e quindi avete redatto un'opera letteraria che poi è stata in alcuni casi pubblicata, in alcuni casi è rimasta in qualche archivio a fare polvere, però avete quantomeno provato l'ebbrezza dell'essere autori e dell'essere titolari dei diritti d'autore. Io vi chiedo, nel momento in cui avete creato quell'opera, poi magari c'è qualcuno di voi che per passione suona, scrive musica oppure fa disegni, fa quadri, quindi poi me lo racconterete. Però vi chiedo, come l'autore di una di queste 10 tipologie di opere diventa titolare di questi diritti d'autore? Cioè, com'è che si ottiene la tutela? Com'è che l'autore di un brano musicale o di un testo letterario o di una fotografia, ad esempio, diventa titolare dei diritti? Prego, prendiamola interattiva. Si deposita alla SIAE, ok. Questa è un'ipotesi. Altre le raccolgo tutte e poi le commentiamo. Dica? Nel momento in cui semplicemente si firma, diciamo, si collega al proprio nome, ok? Un'altra ipotesi, poi là dietro è la stessa? No. Sì, no, perché anche la collega ha detto più o meno la stessa cosa. Ok, quindi diciamo, queste sono due ipotesi, però sono due ipotesi non omogenee, perché uno dice semplicemente collegando il mio nome all'opera, e l'altro dice depositando l'opera alla SIAE o presso chissà quale altro ufficio, non so, dopo vediamo meglio. E vedete che non è la stessa cosa, perché in un caso c'è l'intervento di un, come dire, un ente che certifica, no? Che attribuisce questo crisma, che ti dà questa patente, questo timbro di ufficialità. Dall'altro invece è una cosa che viene fatta in autonomia dall'autore. C'è una terza ipotesi, magari, non lo so, Vabbè, comunque rimaniamo su queste due. Vedete che sono contrastanti e in realtà sì, diciamo che tra le due ce n'è una che è quella corretta non l'avete detta, però ce n'è una che è corretta e l'altra invece che è frutto di una leggenda metropolitana. Vi viene in mente qual è quella con leggenda metropolitana? La SIA, esatto. Nel senso che la legge dice che all'articolo 6 che sostanzialmente il diritto d'autore si acquisisce in modo automatico con la semplice creazione dell'opera, quindi neanche con il collegamento, diciamo, dell'opera al nome dell'autore. Perché? Perché il diritto d'autore prevede che anche l'autore anonimo o pseudonimo abbiano un pieno diritto d'autore. Ok, quindi è l'atto creativo che genera il diritto automaticamente, cioè senza che l'autore debba passare attraverso, come dire, l'ufficializzazione di un ente come la SIAE. Allora vi chiedo, perché so che vi sarà accesa questa lampadina, direte: ma come? Ma allora è così semplice? Allora tutti possono essere? Sì, in realtà è esattamente così semplice, cioè lo scopo del legislatore era proprio quello. Quello che vi può servire è avere una prova di data certa, affinché possiate essere sicuri che
qualcun altro non spacci per suo quello che invece avete fatto voi. Ok, quindi il discorso della SIAE, che poi in realtà può essere semplicemente fatto con una firma digitale, una PEC, qualsiasi cosa che attribuisca una data certa al documento, è sufficiente a darmi una prova della anteriorità. La legge sostanzialmente non si esprime su questo tema, però la giurisprudenza, cioè le sentenze dei giudici, hanno poi maturato questo principio, per cui molto semplicemente chi riesce a fornire una data di anteriorità rispetto a qualunque altro pretendente viene considerato l'autore, per una questione anche logica, no? Cioè, se io ho una copia dell'opera che ha una data certa anteriore a quella di tutti gli altri, tendenzialmente sarò io l'autore, salvo che ci sia stata qualche particolare, non lo so, qualche cosa che è sfuggita di particolare, no? Come posso attribuire una data certa a un'opera? In realtà di modi ce ne sono tanti, la SIAE è solamente uno dei tanti, e in realtà forse è uno di quelli caduti abbastanza in disuso, perché è costoso e richiede appunto il passaggio attraverso un procedimento burocratico di un ente che è terzo. Attribuire una data certa a un documento può essere fatto anche appunto in autonomia. Prima vi ho fatto l'esempio della PEC, no? PEC è una posta elettronica certificata, è un messaggio di PEC che, oltre a spedire un documento, fa fede sia della data della spedizione che della data del ricevimento. Ok? Quindi l'allegato di un messaggio PEC è già una buona prova di fronte a qualsiasi giudice per poter dimostrare di essere gli autori anteriori rispetto a tutti gli altri. Però prima l'esempio che vi ho fatto della tesi di laurea non era peregrino, l'ho usato apposta per cominciare a prepararvi, perché quando voi avete depositato la vostra tesi di laurea presso la segreteria studenti dell'università, il funzionario, il tizio della segreteria studenti, vi ha rilasciato una ricevuta, almeno così era successo a me all'università di Pavia e credo sia successo a tutti voi, no? E quindi, essendo quella poi nella maggior parte dei casi università pubbliche, c'è una prova, diciamo, di data certa. Perché? Perché in quel caso lui è un pubblico ufficiale che sta prendendo un documento, lo sta protocollando, perché poi quel documento avrà un valore legale, perché se voi vi laureate o qualcuno ha una contestazione oppure volete contestare il voto, potete fare un accesso agli atti, chiedere che venga prodotta la tesi. Però capite che avete una data certa, perché avete una sorta di ricevuta che viene timbrata e autografata dal tizio della segreteria studenti, ed è difficile che quindi 2 mesi dopo il professore prenda un capitolo della vostra tesi e lo infili in un saggio, perché ogni tanto si sentono queste cose. È molto incosciente come atteggiamento, perché non è difficile per lo studente provare di avere una data certa anteriore, perché basta andare a fare un accesso agli atti presso la segreteria studenti e dimostrare che quella tesi era stata depositata il giorno tale, no? Questo giusto per farvi un esempio di come siano diversi i modi in cui io posso ottenere una prova di data certa su una mia opera creativa. Però non è quello che fa scattare, non è la registrazione della data certa che fa scattare la tutela, ma la legge dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla semplice creazione dell'opera. Articolo 6. Quindi nel momento in cui io creo la mia canzone, la mia dispensa per gli studenti, la mia presentazione slide, le mie foto, automaticamente la legge mi attribuisce dei diritti d'autore. Poi, se voglio essere più sicuro e più tranquillo, posso aggiungere questa forma di garanzia di datazione certa che fa sì che nessun altro possa fare il furbo. Okay? Però è solo una precauzione in più, non fa scattare il diritto, perché il diritto è già scattato, è già nato in capo all'autore con questo automatismo nel momento in cui è stata creata l'opera. Chiaro sto passaggio? Perché se non capiamo questo passaggio, poi non capiamo perché bisogna mettere una licenza su un'opera. Okay, tutta la seconda parte del seminario, cioè perché bisogna mettere una licenza open per rendere open delle risorse educative? Perché se non metto una licenza vuol dire che lì c'è un autore che si è tenuto il diritto d'autore e non l'ha liberato, ok? È una leggenda quella che se una cosa è su internet vuol dire che è libera, no? Perché? Perché in virtù proprio di questo principio, di questo automatismo, nel momento in cui il diritto d'autore scatta automaticamente, se io trovo un'opera che non ho creato io, vuol dire che l'ha creata qualcun altro, e questo qualcun altro avrà il diritto d'autore. Detto molto molto semplicemente, quindi uscite da questa leggenda, perché poi è pericoloso. Se io penso che una cosa che è su internet, se non c'è scritto nulla, allora è di tutti, posso usarla liberamente, poi mi trovo in situazioni particolarmente scomode. A parte che non è vero che non c'è scritto nulla, perché se fate caso in tutti i siti, in tutti i vari repository di immagini, di slide, c'è sempre poi la nota del copyright.
è che noi non andiamo a leggerla, è diverso. Ok? Però, anche se non ci fosse la nota sul copyright, il principio è quello che automaticamente con la creazione dell'opera l'autore ha ottenuto il diritto d'autore e quindi io non posso usarla senza avergli chiesto il permesso. Chiaro. Poi vi faccio vedere nella seconda parte che in realtà ci sono dei margini d'azione, per fortuna, non è tutto così bianco o nero. Però occhio a questo meccanismo che ci aiuta poi a capire tutto il resto.